Monte San Savino ha ospitato per 2 giorni l'incontro annuale della Rete Ready. Qui con noi l'assessore al comune di Monte San Savino, Erika Rampini. Sì, è un'occasione importante per il nostro comune ospitare questo evento nazionale. Abbiamo qui presenti 46 tra enti e associazioni provenienti da ogni parte d'Italia. È un incontro che ci dà anche merito di un lavoro svolto in questi 7 anni, 7 anni di adesione convinta alla Rete Ready, 7 anni di promozione di diritti e di una lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale. Ha coordinato i lavori di questi 2 incontri l'assessore al Comune di Torino, Alessandro Marco Giusta. Buongiorno a tutte e tutti. Sì, questo incontro per noi è fondamentale, è una tappa del percorso annuale della Rete Ready che si trova una volta all'anno a fare il punto della situazione. La rete gode di ottima salute, siamo oltre 157 adesioni, nonostante alcune città abbiano abbandonato questo percorso, altre città e province si sono anche di recente aggiunte, abbiamo 4 nuovi adesioni che arrivano proprio dal territorio toscano, per cui siamo davvero lieti di riuscire ad andare avanti come attività. La Rete Ready in qualche maniera è una rete gratuita che permette alle pubbliche amministrazioni di trovarsi, fare il punto della situazione e di scambiarsi buone prassi nell'inclusione di tutti i cittadini. E per noi è un valore e un onore essere il coordinatore nazionale. È stata già stabilita la data per il prossimo appuntamento annuale? Ancora no, sarà tema di dibattito nel pomeriggio. Assolutamente sì, oggi decideremo sia quando sia dove, molto probabilmente però sarà al sud.